Siamo in collegamento con il sindaco di Capaccio Pestum, Franco Alfieri, per capire insomma un po' come sta procedendo il monitoraggio riguardo il centro d'accoglienza. Sappiamo che in questi ultimi giorni c'è stata un po' di confusione. Ecco, anche i cittadini di Capaccio Pestum chiedono ulteriori spiegazioni. Lei che cosa ci può dire, sindaco? Ma è una situazione un po' più complessa del solito perché ci troviamo a dover fare un controllo H24 affinché le ordinanze sindacali di quarantena fiduciaria siano rispettate, perché sappiamo che è un centro particolare dove ci sono persone che non capiscono fino in fondo che quell'ordinanza va rispettata soprattutto per loro e anche per tutta la comunità. E quindi c'è stato un po' di problema per qualcuno di loro più intollerante. Diciamo che io ho dovuto affrontare quasi in solitudine dall'inizio il problema della vigilanza e grazie proprio alla mia intuizione di prorogare tutti quanti gli agenti di polizia locale stagionali fino a maggio, mi ha messo in condizione di poterlo fare. Perché fare dei turni anche di notte, insomma, sarebbe stato davvero impossibile. Poi stamane c'è stato un po' di disordine in più, però grazie anche all'intervento dell'Arma dei Carabinieri poi è ritornata la calma, però ecco, è una situazione abbastanza complicata che pone ulteriore preoccupazione nella comunità più di quella che già il Covid purtroppo produce. Però tutto sotto controllo, grazie all'abnegazione, allo spirito e alla responsabilità della polizia locale, ognuno sta facendo il proprio dovere. Quindi bisogna resistere e bisogna andare avanti e risolvere e far passare questo momento difficile. Però ecco, con il centro immigrati il problema è molto più complesso e difficile rispetto ai nostri concittadini. Però andiamo avanti. Ricordiamo infatti che il centro accoglienza è presidiato H24 dalla municipale del comune di Capaccio Eh Pestum. certo, certo. Quando qualcuno, insomma, quasi a mo' di richiamo verso il sindaco, che la polizia locale non poteva, non doveva fare queste cose, io dico che lo Stato, a questo punto siamo noi, anche noi, così come possiamo e con tutte le forze che abbiamo. Rappresentiamo lo Stato e quindi non è che io posso scaricare la responsabilità. Avevamo la necessità di assicurare la vigilanza, abbiamo messo in campo la polizia locale, senza mai e senza sì. Le cose si fanno anche con il nonostante. Abbiamo chiesto alla Questura, all'Arma di intervenire, stamattina lo hanno fatto, però io da subito, come si è posta la problematica di un numero consistente di contagiati nel centro, io immediatamente ho fatto disporre al comandante della polizia locale l'ordine di servizi e abbiamo disposto il servizio H24. Quindi è chiaro che in questi casi non è che si può andare per il sottile, bisogna assicurare il servizio e preservare il diritto alla salute e soprattutto la sicurezza della comunità. Poi, ognuno si assume le responsabilità, io sono abituato sempre a farlo a tutti i costi. Ricordiamo che è stata disposta un'operazione che prevederà insomma, 720 tamponi antigenici rapidi che saranno effettuati sulle persone individuate sia dall'ASL insomma, che dai medici di base sul territorio di Capaccio Pestum. Ecco, è partito questo servizio, sindaco? Sì, stiamo per partire perché abbiamo messo a disposizione una palestra comunale, anche lì metteremo a disposizione la polizia locale per consentire un'operazione tipo drive-in con le auto, quindi le persone si recheranno, faranno il tampone e andranno via. Quindi, però ecco, ci stiamo attrezzando affinché
il monitoraggio, il controllo, la prevenzione funzionino per rendere meno preoccupante soprattutto anche la questione dei tamponi anche nel centro, perché noi dobbiamo evitare che diventi una bomba, nel senso che se ci sono persone che si sono negativizzate, bisogna farle uscire e persone bisogna isolarle. Quindi c'è un protocollo ormai conosciuto, quindi noi non ci spaventiamo rispetto a queste cose, bisogna soltanto non entrare nel panico e soprattutto non fare sciacallaggio e non fare troppa ammuina sulle cose. Bisogna che ognuno faccia il suo dovere.